Bene, Presidente, lei comunque ha toccato dei temi fondamentali, anche dei punti molto importanti nella nostra discussione, ha anche parlato delle difficoltà oggettive e soprattutto di competenze, che ovviamente rientra in questa discussione generale. Parlavamo di tutela dell'ambiente e si parla anche di tutela del territorio. Comunque a questo punto Afonso Pecoraro Scanio, che era il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali al suo tempo, chi meglio di lui in questo momento può riprendere le parole del Presidente Amato per dare anche un commento politico all'impianto di questa legge anche e un bilancio in questi 10 anni? Aspetta, avvicinatelo un attimo. E pigiarlo. Perfetto. Infatti si è spento su. Benissimo, ma io ringrazio molto il Presidente Amato e ringrazio tutti gli ospiti. Quando, parlando con alcuni esponenti del Corpo Forestale, mi è venuta l'idea di organizzare come fondazione, visto che ci occupiamo in generale di Green Economy e Green Society, e questo è un pezzo, diciamo, della Green Economy, ma anche della Green Society, ho pensato di venire a chiedere al Presidente Amato di tenere qui questo incontro, anche ricordando l'esperienza che abbiamo avuto nel 2000. Giuliano sottovaluta l'aiuto che all'epoca mi ha dato come Presidente del Consiglio, perché cosa succedeva? Succedeva che, come al solito, era un'estate molto infuocata, anche quella del 2000, perché ogni tanto ci sono periodi ciclici in cui le condizioni climatiche, particolarmente anche calde, diciamo quelli che possono essere dei fattori che favoriscono la diffusione degli incendi, scatenano di più l'azione degli incendiari. E proprio quell'estate cercammo di dare rimedio, anche venendo incontro a un problema che c'era, che io avevo affrontato proprio parlandone con gli esponenti del Corpo Forestale, cioè le difficoltà di fare un'attività efficace di repressione nella mancanza di una fattispecie giuridica. Cioè effettivamente, e poi pensandoci bene, è anche un fenomeno che può avere un valore culturale, cioè nel senso, gli incendi venivano puniti solo perché potevano determinare, diffondendosi, danni alle cose o alle persone. Ma la natura in sé, distruggere una foresta storica o distruggere anche un grande patrimonio, non aveva nessun valore. In qualche modo io ho ricordato l'esperienza che mi era capitata prima da giovane parlamentare nel 93, quando feci la modifica del codice penale sul maltrattamento animale, il 727. Fino allora, quando poi riuscimmo a modificarlo, la crudeltà sugli animali era punita solo perché dava fastidio agli umani, ma non esisteva un reato in sé di crudeltà rispetto a degli esseri viventi. Quindi diciamo era il retaggio di un rapporto con la natura in cui la natura, potremmo dire un termine un po' così particolare, antropocentrico, eccessivamente antropocentrico, in cui la natura non contava nulla se non nel fatto che poteva determinare problemi. La modifica del codice penale che abbiamo introdotto con questa legge sostanzialmente dà un valore in sé e crea un crimine nella distruzione di un patrimonio che è un patrimonio, è un bene comune, diciamo così. Per di più, per la prima volta è citato nel codice penale i parchi e le aree protette, perché si crea l'aggravante dovuta proprio ai parchi e alle aree protette. Ed era però complicatissimo intervenire e fare questo decreto legge. Perché? Perché io avevo all'epoca il ministro della giustizia dell'epoca, Fassino, che non era contentissimo, non per cattiveria, ma perché era il periodo in cui si doveva depenalizzare tutto. E quindi, poiché era il periodo della smania, della depenalizzazione, come anche di una specie di federalismo, che per cui io quotidianamente, Giuliano lo ricorda, dovevo litigare con Bassanini, che era il paladino della regionalizzazione a tutti i costi del Corpo Forestale, però devo dire alla fine riuscimmo, anche grazie in questo caso alla posizione pure del Presidente del Consiglio, che era, come dire, riteneva giustamente, come ha ribadito oggi, che bisognava avere un'unitarietà del corpo, difendemmo il Corpo Forestale. Il decreto legge riuscì a passare, infatti credo, io poi andando a riguardare, o meglio, me lo disse l'ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole, si tratta della prima volta che una norma penale è stata introdotta sia nel Regno che nella Repubblica, nella storia d'Italia, su azione del Ministro dell'Agricoltura, perché abitualmente il Ministro dell'Agricoltura non ha un'azione, ed infatti è proposto ovviamente anche dal Ministro della Giustizia. Però all'epoca fu fondamentale che
il Presidente del Consiglio avesse una sensibilità ambientalista, perché lui poi giocando, però per fortuna aveva una sensibilità ai temi dell'ambiente e delle varie azioni verdi, che in modo differenziato tra ambientalisti e verdi hanno comunque introdotto nella giurisdizione, diciamo in generale nel corpo legislativo del Paese, ma anche fortunatamente in alcuni comportamenti, non tutti, perché poi ci sono fasi di regressione in Italia molto accentuate in alcuni periodi storici, diciamo così, però abbiamo introdotto una cosa importante. Allora, io credo che il risultato importante è stato non solo questa innovazione, ma che subito dopo, grazie a questo decreto legge, il Ministero delle Politiche Agricole, sul mio impulso, istituì un nucleo specializzato del Corpo Forestale, con il consenso del Corpo Forestale, con un forte appoggio, e che dopo 10 anni, ed è il motivo di questa valutazione, possiamo dire che finalmente esiste una casistica criminale di questi incendiari. All'epoca io insistetti molto, non era facile e ancora non è facile spiegare ai mezzi di informazione che non devono parlare di piromani, perché questi non sono malati, ma sono criminali. E quindi che l'incendiario è cosa diversa dal piromane, perché abitualmente in televisione si parlava sempre dei piromani, c'erano questi pazzi che ogni tanto impazzivano e volevano mettere fuoco. L'altra cosa che in 10 anni abbiamo eliminato è la finta idea che ci fossero un sacco di fattori naturali. Dai dati e dalla casistica, dopo 10 anni si può dire che il 96% di tutti questi incendi dolosi e colposi sono fattori umani e quindi contrastabili in qualche modo. Per di più, mi dicevano, quando ho parlato sia col comandante del corpo sia con il dottor Vadalà, con altri che hanno seguito queste vicende, che in realtà in 10 anni il Corpo Forestale e tutte le verifiche non hanno mai trovato nessuna cicca di sigaretta. Quindi anche la famosa cicca, che era uno dei casi, come dire, emblematici, per cui era purtroppo una distrazione, non risultano cicche di sigarette nella statistica. Allora, il punto è, si può e si deve contrastare questo, che nella percezione popolare era quasi una casualità, non un crimine vero e proprio, perché c'era chi, i pastori che erano abituati a dare fuoco, c'erano alcuni cacciatori abituati a dare fuoco per stanare alcuni animali, c'è un sacco di ipotesi varie. Ovviamente non tutti i pastori, per nostra fortuna, hanno questa abitudine, non tutti i cacciatori, per nostra fortuna, hanno questa abitudine, perché sarebbe un disastro, ovviamente. E c'è il fenomeno speculativo, in cui poi nello stesso anno noi riuscimmo a fare anche la legge quadro sugli incendi boschivi nel novembre, e quindi quella detta è una connotazione organica. Devo dire che, caso unico nella mia storia, insomma, politica, e infatti l'ho sentito nei giorni scorsi, quel decreto legge ebbe un editoriale positivo del professor Sartori sul Corriere della Sera. Dico caso unico perché io poi ho ridetto al professor Sartori, in genere lei è sempre stato ipercritico tutte le cose del governo, e lui ha riconosciuto che, poiché erano ciclicamente ogni anno lui ricordava la vergogna degli incendi eccetera, in quell'anno almeno ottenemmo, come dire, la gratificazione di avere i complimenti, perché riuscimmo a colmare un vuoto che era palesemente una cosa grave. Allora, credo che il dato che possiamo dire dopo tanto tempo è che anche i risultati del volume di incendi comparati 2 decenni, il decennio prima della norma penale, il decennio dopo, vede da 1200 ettari a 700.000 ettari, è una riduzione di 500.000 ettari circa, però non possiamo dirci soddisfatti, perché poi nonostante tutto in questo decennio c'è stato il 2007, che in condizioni climatiche particolari è stato un anno particolarmente disastroso, e mi ci trovavo di nuovo a cercare di intervenire per aiutare il Corpo Forestale nell'azione successiva, ma l'azione vera che noi dobbiamo fare è la prevenzione. E quindi la norma ha un potere importante di deterrenza, e poi spero che oggi usciranno questi elementi del ruolo che ha avuto anche di deterrenza, perché è chiaro che noi non puntiamo ad avere tanta gente arrestata, noi puntiamo a non avere più reati di incendio, questo è l'obiettivo della norma. L'altro tema è, dovremmo ottenere, e io su questo insomma, ci siamo permessi di fare un'azione che riprenderemo e spero di poterla fare insieme alla Coldiretti e ad altri, sul Parlamento, perché si potenzi il sostegno sia ai parchi nazionali che al Corpo Forestale per la prevenzione degli incendi, perché il vero problema è che noi abbiamo visto che poi il rischio dei tagli ai fondi in alcune situazioni possono determinare una spesa molto molto più rilevante, come spesso succede sul dissesto idrogeologico per esempio, ma anche sugli incendi. Il costo degli interventi dopo, il costo delle azioni successive sono a volte da 10 fino a 100 volte superiori
alle iniziative e alle azioni precedenti. Quindi la preoccupazione che in questi giorni c'è sul taglio dei, dei parchi, che poi sul taglio anche dei boschi, in qualche cosa, sul taglio delle risorse ai parchi nazionali, che voi questo sapete, io insomma, particolarmente aumentato questa volta, insomma, durante la mia esperienza al Ministero dell'Ambiente, ebbene, è importante tenere presente che il taglio di quelle risorse significa il taglio in gran parte proprio a, perché non si può tagliare il personale, è il taglio proprio alle iniziative antincendio, alle iniziative di prevenzione che molti parchi hanno fatto, e tra questi direi un esempio classico è il Parco del Pollino, che è il più grande d'Italia, che è riuscito in modo notevole a ridurre drasticamente le superfici percorse dal fuoco grazie proprio a un'azione di contrasto. Quindi questi erano alcuni dati che io ritenevo importante dare come dire, a commento di questa cosa, dicendo anche cosa che ho detto prima a chi mi chiedeva, che anche la buona politica, perché sennò la rappresentanza è sempre che esiste solo la politica del disastro. No, esiste anche una buona politica che di fronte a delle carenze fa delle leggi, e che forse, ecco perché ogni tanto noi dovremmo avere l'abitudine anche a verificare cosa succede dopo 10 anni, dopo 5 anni, periodicamente, a verificare se alcune azioni hanno avuto degli effetti positivi e cos'altro possiamo fare per fare quella che la buona politica deve fare, e cioè cercare generali che risolvano i problemi e cerchino di affrontarli. Grazie.